Navigando Parole nasce dall'amicizia tra me e Daniele, un'amicizia che va via via consolidandosi man mano che facciamo le nostre interviste e le nostre live. Ed è molto bello condividere spesso le varie vicissitudini che ci sono nell'arco della giornata con Daniele. Sempre sul tema dell'amicizia, mi piacerebbe consigliare due libri secondo me molto attinenti al tema. Questi due libri sono Restiamo amici di Bruno Burbi. È un libro itinerante, è un libro che spazia dall'Italia al Brasile alla Svizzera. È la storia di tre amici che dopo varie peripezie riescono a compiere, anzi no, non ve lo dico, non faccio lo spoiler, perché sarebbe bello che voi andaste a comprare il libro. Da questo libro ne è stato tratto anche un film, ho visto anche il film e devo dire che anche il film rende l'idea ed è attinente al libro, cosa che non succede spesso. Un altro libro che riguarda, tra i tanti che ci sono, che riguarda il tema dell'amicizia è Siamo solo amici di Luca Bianchini. Siamo solo amici è la storia di un ex portiere di calcio brasiliano e un portiere d'albergo, di uno dei più grandi e belli alberghi di Venezia. È un libro dove questa amicizia è raccontata in modo dolce, delicato, direi positivo. E anche qua c'è un finale, direi a me inaspettato, che però anche in questo caso non vi spoilerò. La particolarità di questo libro, a mio avviso, è che, facciovi vedere, è che quando l'ho letto ho mandato dei messaggi all'autore Luca Bianchini per complimentarmi con lui. A volte lo faccio e inaspettatamente lui mi ha risposto ringraziandomi dei complimenti, invitandomi a leggere anche altri suoi libri che ho fatto e dicendo anche, scrivendomi anche delle considerazioni sul libro stesso, Siamo solo amici. E questa cosa mi ha fatto davvero davvero molto piacere. E quindi, come diciamo sempre, seguite le nostre live, iscrivetevi al canale e ragazzi, mi raccomando, fate i bravi!